Bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il presidente della provincia Antonio Pentangelo, e per la prima volta si incontrano nei nostri studi. Per la verità, noi abbiamo avuto diverse occasioni di ascoltarli. Siamo nella fase, diciamo, operativa oramai dell'applicazione della norma sulla città metropolitana, sulla costituzione delle città metropolitane. Inizierei dal sindaco. Sindaco, lei ha parlato in più occasioni in questi giorni di un'occasione storica, di una riforma addirittura che ha definito epocale per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. Questa riforma darà opportunità al nostro territorio, alla città di Napoli e anche alla sua provincia? Dipende da come la faremo vivere questa legge. La legge è in vigore dall'8 aprile, l'entrata in vigore completa sarà dal 1 gennaio 2015, quando la città metropolitana entrerà nei rapporti attivi e passivi della provincia. Ovviamente, come ogni legge, ci sono le luci e le ombre. Un'ombra è sicuramente quella che non è stata messa un euro per questa riforma, però io la considero una grandissima opportunità. Effettivamente, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la riforma che maggiormente inciderà sulla pelle dei cittadini delle nostre comunità, perché mentre l'entrata in vigore delle regioni fu una grande riforma costituzionale, qui non è una riforma costituzionale d'impatto, ma per come organizzeremo la città metropolitana si inciderà sui temi centrali della vita dei cittadini. Un breve flash: territorio, urbanistica, ambiente, rifiuti, acqua, trasporti, scuole, reti di comunicazione, 93 comuni. L'area di Napoli è la più grande area metropolitana dopo Roma, quindi una grandissima opportunità. Si apre una fase costituente che, a mio avviso, le forze politiche, le istituzioni, la città, tutti gli ordini professionali, le università, dobbiamo tutti partecipare, al di là delle opinioni che ognuno ha su questa riforma, per far sì che possa entrare in vigore nel miglior modo possibile. Presidente Pentangelo, il sindaco dice grande occasione. La giunta provinciale, così come prevede la normativa, rimarrà in carica fino a dicembre con le condizioni che lei ha già più volte anche denunciato, perché effettivamente sembrerebbe una limitazione. Quindi parteciperete come amministrazione direttamente a questo programma di costruzione della città metropolitana. In che modo pensate di avviare voi una partecipazione? Cioè, noi abbiamo due istituzioni, credo si possa ancora collaborare. Assolutamente sì, l'obbligo è categorico, abbiamo più volte detto e d'altronde ce lo siamo ripetuti più volte in tutti gli incontri fatti tematici. Noi abbiamo una posizione critica riguardo alla partenza della città, dell'area metropolitana, che poi è partita e che, come dice il sindaco, abbiamo accettato come uomini ovviamente delle istituzioni di legge in tutte le sfaccettature in cui è stata posta. Mi auguro che sia, come dice il sindaco, e anzi lavoreremo per questo affinché tutti quei campi di azione che lui ha tracciato siano definiti e quindi si abbia con certezza e si sappia cosa fare, perché, quando, chi lo deve fare e soprattutto con quale finanza. Siamo in attesa di momenti decisivi e fondamentali nei quali collaboreremo a stretto braccetto, quello della individuazione dello statuto, che poi sarà la strada da percorrere, quindi sarà il nostro vocabolario quotidiano che ci accompagnerà in tutte le nostre azioni. Quindi quella collaborazione di cui parlava Luigi è fondamentale, anche perché nei momenti in cui saranno date le regole sarà auspicabile che alle regole partecipino tutti, che tutti possano dare il proprio contributo. Proprio in quanto è una istituzione che va a partire, io mi auguro che abbia quelle caratteristiche agognate, che potrebbe veramente fare da rilancio vero. Noi oggi siamo in una giornata in cui c'è uno scandalo in una città molto grande del nord, che coinvolge regioni, che coinvolge enti grandi. Ecco, io a volte mi sorprendo quando sento tutto questo, e noi invece con le nostre finanze abbiamo in 5 anni dato non solo prova con parole, ma con i fatti di una gestione invece oculata, attenta, positiva, che non ha lasciato strascici di alcun genere. Lo vede fattori rifiuti, scuole, strade, siamo stati sempre presenti. Ebbene, facciamo in modo che questo nuovo ente non possa avere quelle negatività che per il passato hanno accompagnato altri enti. Sindaco, il presidente Caldoro in questo studio, 2 settimane, poco più di 2 settimane fa, ha detto che concordava sull'idea della grande opportunità offerta dalla legge, però sosteneva che questa legge aveva un limite fondamentale che
probabilmente nella fase costitutiva poteva essere in qualche modo affrontata. Cioè lui poneva il problema dei limiti amministrativi rigidi posti da questa legge rispetto all'idea che la provincia coincidesse con l'attuale città metropolitana. Lei ritiene che si possa pensare anche in un futuro, non immediato, di costruzione della città metropolitana a un ragionamento più ampio, anche considerando le caratteristiche di Napoli? Napoli come città metropolitana, le ha dette, è una delle più grandi d'Europa come popolazione, ma è la più piccola in termini di dimensioni. I limiti sono tanti, ovviamente la legge può essere modificata, non stiamo parlando di un Moloch stabile. Adesso dobbiamo fare la corsa contro il tempo per farla vivere meglio. Noi sappiamo che le regioni hanno una posizione complessivamente abbastanza critica nei confronti di questa riforma. Non nascondiamocelo che in questo momento c'è una dialettica forte tra i sindaci e le regioni, in particolare tra i sindaci delle città metropolitane e le regioni. Però oggi il presidente Caldoro deve sapere che deve fare i conti con questa legge. Voglio tradurlo in un esempio concreto. Un tema sul quale siamo già incontrati con la provincia e con la regione, e devo dire le nostre posizioni con quelle della provincia erano identiche, il tema dei trasporti. Faccio un esempio, ma potrei parlare di rifiuti, di acqua, di qualsiasi altra cosa. Cioè non ha senso, come ancora sta cercando di fare la regione, in particolare l'assessore ai trasporti, di fare una serie di gare diverse, uno spezzatino per la gestione del trasporto pubblico su gomma e su ferro. Cioè noi ormai dobbiamo ragionare che noi siamo un'unica grande area metropolitana, quindi si dovranno fare delle gare che tengano conto di tutta l'area, che sono 93 comuni, che poi si potranno addirittura estendere, si potranno modificare, perché altrimenti noi rischiamo di riproporre nella legge quelle che sono le attuali sovrapposizioni tra comune e provincia. Quindi qualcuno potrà dire: avete fatto una riforma perché cambi tutto, ma in realtà non è cambiato niente, perché quello che era prima la provincia si chiama oggi città metropolitana. Dobbiamo provare a ragionare tutti insieme. Un flash della grande opportunità, un esempio: i fondi europei. Io penso che questa è soprattutto un'opportunità per i comuni piccoli e medi, perché mentre oggi nella programmazione dei fondi europei la gran parte dei soldi pubblici vanno alle grandi città, vanno a Napoli, un domani se noi riusciamo a fare insieme le forze politiche, i sindaci, una programmazione sui 93 comuni, noi riusciremo a avere fondi di cui si beneficia un'intera e complessiva area. Quindi è una grande opportunità sulla quale non dobbiamo fare il braccio di ferro Napoli contro gli altri o gli altri contro Napoli. Siamo un'unica grande famiglia metropolitana, una grande casa che deve lavorare insieme con il contributo di idee di tutti. Per la verità, chiedo scusa, il presidente Caldoro, quando gli ho posto questa domanda, gli ho detto: però sono troppi passaggi, governo, Roma, regioni, comuni e così via, probabilmente le città metropolitane sono per proprio. Lui ha sostenuto la tesi secondo la quale in realtà già è così, cioè i comuni gestiscono direttamente. Io vorrei aggiungere una cosa, sempre nell'intento di dare chiarezza anche a chi ci ascolta. Io devo dare atto di una cosa, non per una difesa assoluta, perché non ce n'è bisogno. Stefano Caldoro forse è stato l'unico presidente di regione che nell'economia del dibattito nazionale è intervenuto, noi spesso anche presenti, nel dire le criticità reali che la regione stessa come ente ha, e nell'augurarsi che un ente di area vasta come l'area metropolitana possa essere efficace, quindi facendo un atto di coraggio che non è da tutti. Nel dire questo, io voglio anche ricordare che la nostra posizione critica iniziale era proprio dovuta a quello che poi dicevamo oggi nell'esaminare meglio gli aspetti funzionali del futuro di quest'area metropolitana. Dicevamo: partiamo bene, i limiti sono stati una nostra questione che abbiamo posto all'UPI nazionale per 10 mesi, tutte le successive riunioni l'ho posto, perché è indubbio che tutto si potrà sistemare, ma noi ci chiedevamo anche per dare quella risposta, ad esempio, come diceva Luigi, i trasporti. Stabiliamo l'ambito preciso. Ho timore, e infatti spesso si ironizza sul fatto, veniamo anche un po' ridicolizzati, che la velocità e l'esigenza poi comunque di far partire la legge abbia fatto sì che dice: vabbè, non ce ne usciamo, tempo forse necessario non ne abbiamo, vabbè, i confini sono quelli della provincia. Sarebbe necessario, proprio per evitare problemi di gare, problemi di ambiti che poi non rispecchino fedelmente lo spazio necessario affinché l'area metropolitana abbia i suoi effetti positivi, perché il problema non è di dimensioni, il problema è che il sistema integrato deve essere efficace in tutte le sue azioni, per cui un sistema di trasporti che sia veramente metropolitano deve servire tutta l'area,
Quindi necessiterebbe, secondo me, prima di tutto individuare qual è l'area. Che se io arrivo a Sant'Antonio Abate, dopo c'è Angri, ed è nettamente nella nostra area metropolitana, ma il servizio che fa si blocca lì, avrò creato un qualcosa di monco. Quindi noi ritenevamo questo. Ovviamente rispettiamo l'attuale scelta e ci auguriamo che nei tempi più veloci possibile si possa mettere una falla a queste problematiche. Poi non lasciamo un bel compito a chi ci seguirà e quindi ai sindaci delle aree metropolitane, quando poi si troveranno nella partenza già dei problemi fondamentali di base che fanno, diciamo, delegittimano anche il loro cammino. Solo questo. Sindaco, mi sembra di capire però che lei su questa cosa, diciamo, dell'attuale già situazione semplificata dei fondi europei, non è proprio d'accordo. Infatti la ringrazio di avermi ridato la palla nel mio campo per rispondere. Beh, non sono assolutamente d'accordo, pur essendo rispettando, diciamo, quell'opinione, perché l'esperienza insegna, e non è un caso che Bruxelles vuole cambiare registro, che oggi abbiamo troppi passaggi istituzionali e burocratici e amministrativi. Bruxelles che dà i soldi passano a Roma, Roma li dà alla Regione, Regione fa la programmazione, li dà agli enti beneficiari che sono i comuni, ma non solo i comuni, possono essere anche altre autorità. È un dato di fatto che tante regioni italiane, ma lo dico in modo non polemico, non spendono tutti i fondi europei. Oggi c'è una grande opportunità, Bruxelles ha dato una direttiva chiara, che le città debbano avere una prevalenza in prospettiva di una quantità significativa di fondi europei. Questo ancora non accade, perché oggi c'è un contenzioso politico istituzionale tra governo, regioni e comuni. Pensate che nella programmazione che il governo sta preparando sui fondi europei assegna circa un centinaio di milioni di euro alle grandi città metropolitane, che è un'inezia rispetto ai miliardi di euro che noi siamo costretti a restituire. Non è un caso che il Presidente del Consiglio proprio in questi giorni sta alzando la polemica su un tema molto sentito nel Paese, quello dell'utilizzo integrale dei fondi europei. Poi certo c'è un tema che nel Paese deve crescere una classe dirigente all'interno della pubblica amministrazione in grado di saper fare progetti esecutivi in tempi rapidi, di saper rendicontare, partire le gare. Abbiamo una burocrazia molto pesante, ma io credo che sia una grande opportunità che i sindaci siano direttamente assegnatari della prevalenza dei fondi europei, perché si assumono la loro responsabilità, vengono eletti, se sbagliano ne pagano le conseguenze. Partiamo almeno da un dato di fatto: non ha funzionato sinora. Guardiamo le percentuali dei fondi europei spese dalle regioni, in particolare obiettivo 1 dell'Italia del Sud. Con tutti i miglioramenti, l'impegno politico, lo sforzo che è stato fatto, siamo ancora a livelli inaccettabili. Quindi io sono per il cambiamento e ci auguriamo che il governo da questo punto di vista incida. Io devo fare una domanda sull'operatività di questa fase, perché adesso sappiamo che probabilmente ci sarà una modifica, prevederà l'unificazione della conferenza statutaria metropolitana con la conferenza del Consiglio metropolitano. Ecco, qualcuno ci ha posto, anche qualche sindaco ci ha posto, dice, ma la modalità di elezione, cioè pensate che adesso si andrà a liste con carattere geopolitico, cioè rappresentative del territorio, o avremo le liste di partito? Cioè noi consiglieri comunali ci chiedono, dice, ma come parteciperemo? Presidente Pentangelo, voi avete già un'idea su come poter partecipare a queste elezioni che, per quanto di secondo livello, coinvolgeranno 1650 consiglieri comunali sul territorio? Ecco, come UPI uno dei dibattiti fondamentali ha riguardato, tra l'altro con successo non ancora, che sembra che debba essere così, ma non c'è ancora certezza, il fatto del rimando della individuazione della conferenza statutaria e poi di tutti quei gravami che avrebbero avuto i sindaci delle aree metropolitane in un tempo che era relativamente bene. Quindi abbiamo ragionato in termini proprio di correttezza estrema, abbiamo alzato l'attenzione su quello che sarebbe potuto succedere e pare, uso ancora il condizionale, potrebbe essere messo rimedio. Riguardo all'elezione, io parto da un principio, perché il fatto elettorale mi tocca molto, Luigi lo sa bene, e anzi devo dargli pubblicamente atto che in un ultimo dibattito all'Università Federico II mi ha favorevolmente trovato d'accordo con una sua esposizione riguardo alla volontà da alcuni, forse prima di questa sua uscita, non chiaramente intesa, invece gli fa onore di una chiarezza nella scelta. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che, proprio perché, per quello che diceva il sindaco, che i fondi europei potrebbero essere un beneficio di tutta l'area, tutti i sindaci parteciperanno, sono tutti eletti, allora tutto questo induce a pensare che, fuori dalla logica del nome personale del sindaco qui presente, che il sindaco dell'area metropolitana debba poter essere individuato da tutti i cittadini. Ora, la scelta che ci daremo sulle liste di partito,
o sulle aggregazioni che tendono conto delle aree, perché si potrebbero anche dividere per aree, per cui dire che l'area Sorrentino-Stabiese dovrà esprimere 3 uomini, 4, 5, quello che dico, l'area Anolana, sarebbe una cosa positiva perché darebbe legittimazione e rappresentatività a tutte le diverse aree. Fondamentale per noi, in quello che sarà il nostro contributo nel dibattito, è che proprio perché il cittadino dell'ultimo comune debba sentirsi integrato nell'area metropolitana, che non sia troppo napolicentrica e quindi con posizioni di dominio assoluto, noi riteniamo che, a parte poi se le liste saranno di partito o meno per aree, io sarei per le aree per esempio, debba esserci la possibilità che tutti i cittadini, anche l'ultimo cittadino della provincia di Napoli, debba poter concorrere all'individuazione e all'elezione del proprio sindaco dell'area metropolitana. Quindi nella seconda fase, diciamo, dopo lo statuto. Su questo invece? Allora, innanzitutto anche la posizione dell'ANCI è quella di accorpare un'unica elezione, quindi evitare l'elezione della conferenza statutaria a luglio, fare un'unica importante e decisiva elezione a settembre del Consiglio metropolitano, che poi è un po' la governance di quella che sarà la città metropolitana, 24 componenti che entro il 31 dicembre devono eleggere lo statuto. E qui è una partita, lei ha toccato in modo corretto, una delle più delicate, cioè come sarà il sistema elettorale che elegge il Consiglio metropolitano. Noi dobbiamo stare attenti a non lasciare escluse aree geografiche, perché tutti si devono sentire coinvolti non solo nella partecipazione in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, ma un domani anche nella governance della città metropolitana. E poi io credo, siccome è una fase costituente, l'ho detto al presidente Pentangelo, l'ho detto al presidente Caldoro, l'ho detto al segretario del PD, lo dico anche adesso pubblicamente, dentro ci devono stare tutti. Cioè, io non riesco a immaginare una prima governance della città metropolitana dove ci siano partiti, sensibilità politiche, collocazioni geografiche che vengano escluse. Poi oggi la legge prevede che nella fase iniziale, per legge, il sindaco della città metropolitana è il sindaco della città capoluogo, quindi per Napoli io sono il sindaco della città metropolitana, e non è una cosa di cui, come dire, mi sento leggero, perché ci la tengo non so che problema, cioè solo a dirlo mi viene, come dire, mal di capa e mal di testa, però è la legge che ce lo dice. Per il domani, lo voglio dire anche adesso, mi pare nell'ordine naturale delle cose che nello statuto si vada a prevedere una forma di elezione diretta, così come mi sembra, come ritiene l'ANCI, abbastanza naturale che è difficile prevedere che sindaco della città metropolitana non sia il sindaco della città capoluogo, perché altrimenti c'è un forte rischio che si possa avvertire, diciamo, un ritorno alla contrapposizione città capoluogo città metropolitana. Quindi io sicuramente esprimo un sì per la idea di un'elezione diretta del sindaco della città metropolitana, discutere invece e vedere bene, perché l'ANCI ha una posizione chiara, netta, di tutte le forze politiche. Quindi, se l'ANCI, concludo, e dice il sindaco deve essere il sindaco della città metropolitana. Quindi, capoluogo. Se ho capito bene, elezione contemporanea del sindaco della città metropolitana abbinata all'elezione del sindaco dell'ex comune. Dobbiamo prevederlo nello statuto, ma questa potrebbe essere una soluzione, diciamo, che si può perseguire. Io devo fare l'ultima domanda, la faccio prima al presidente, poi torno al sindaco e poi magari il presidente conclude. Noi abbiamo attivato un profilo Facebook Napoli Città Metropolitana e abbiamo raggiunto 5.000 utenti nel giro di pochi mesi. Abbiamo attivato lo stesso profilo Twitter, sempre Napoli Città Metropolitana, e in breve tempo abbiamo avuto quasi 4.000 utenti, follower Twitter che ci seguono. Cioè, ci sembra di capire che in fin dei conti la gente abbia più interesse di quanto noi immaginiamo sulla costituzione di questa struttura, almeno sui social network, poi immagino che sarà più complicato. Ecco, su questa partita del modo in cui si coinvolgono i cittadini, direttamente i cittadini, che in questa fase sicuramente non parteciperanno a voto, non sappiamo se parteciperanno in una futura fase, come si può fare per fare in modo che in questi mesi che restano all'attuale giunta provinciale e al sindaco di Napoli, a parte la web tv che fa quel poco che può fare, per coinvolgere direttamente i cittadini e fargli capire il percorso in atto? Io ritengo che è un'operazione di metodo, è un qualcosa che dobbiamo creare noi, istituzioni, e fare in modo che poi le persone si appassionino. Se partecipano tante persone a Twitter, su Facebook, c'è l'idea che siano attratti da cosa sta succedendo. Dobbiamo diradare noi il campo, dobbiamo dare regole precise, uno statuto che sia chiaro, perché poi c'è chi segue, c'è chi legge, c'è l'interesse della gente. Anche il fatto del sistema elettorale non è di poca cosa. Una cosa è attrarre milioni di persone, che sono tante,
E io dico, rispetto a Milano, noi abbiamo il rapporto inverso tra cittadini della città e di quelli delle altre città della provincia stessa. Qui abbiamo un rapporto forte della provincia. Allora dico, diamo regole chiare, facciamo comprendere a tutti che parteciperanno nella scelta. È chiaro che noi ci adegueremo sempre a quelle che saranno le scelte finali. Io mi auguro che, distinte le funzioni, è detto chiaramente in collaborazione con la regione quali sono le funzioni che effettivamente eserciteremo, perché la gente vuole ancora sapere se le scuole, le strade le farà la provincia, che non si chiamerà più tale, l'area metropolitana, le farà come, con quale corpo, con quale economie. Allora, dire chiaro alla gente cosa faremo significherà farle attrarre, dire come incideranno nella nostra vita, quindi eleggendoci o meno, farà sì che li faremo partecipare, e la voglia attuale è di una voglia di partecipazione. C'è un dibattito in atto riguardo alla votazione dei parlamentari, quindi voglio dire, mi fa Dio, sembra che interessi la cosa, quindi non vorrei invece in questo caso privarli di un diritto che da altre parti noi rivendichiamo sacrosanto. Sul fatto della elezione, se debba essere il sindaco della città a capoluogo o meno, c'è una teoria che dice questo. Io dico anche che per farsi questo deve anche completarsi un corso, tipo quello di dividere quindi il Comune di Napoli in 5 municipalità diverse, cioè dobbiamo compiere realmente dobbiamo rinnovare totalmente l'ordinamento, quindi prevedere che se deve essere così può anche essere, se viene accettato, ma ci sarà bisogno di modifiche ulteriori che probabilmente vedranno Luigi, sindaco dell'area metropolitana, per lungo tempo, e poi non so quando si potranno fare quelle modifiche che alla gente invece diciamo essere immediate e di là da venire, invece vedo tempi molto lunghi. Sindaco, sulla partecipazione. È necessaria. In questo momento, anche se stanno aumentando i dibattiti, i convegni, le iniziative in città e nella provincia, non si percepisce che il cittadino sia entrato nella legge che è già legge, come abbiamo più volte detto. E senza partecipazione si rischia un inizio di vita molto complicata di questa legge, che qui c'è bisogno della partecipazione di settori strategici, delle professioni delle nostre comunità, penso agli urbanisti, penso agli economisti, ai giuristi, al tema dell'architettura, dell'ingegneria, dell'ambiente, cioè vuole un coinvolgimento veramente molto forte, e anche dei cittadini che devono, come dire, iniziare a ragionare in un'ottica diversa, e bisogna appunto spiegare, come si diceva prima, chi fa le strade, i rifiuti, non so, non ha più senso parlare, lo STIR si trova da una parte oppure all'altra. Se si decide che nella città metropolitana si opta per il no agli inceneritori, deve essere una politica per tutti, o se viceversa si opta per gli inceneritori, si deve, insomma, decidere in un altro modo. Quindi ci vuole un momento anche di discussione e di dialettica politica molto forte. Qui c'è anche un momento di assunzione di responsabilità della politica. Poi pensiamo anche, chiudo su questo, il personale. Noi già abbiamo il Comune di Napoli, che appunto ha tra partecipate e comune oltre 20.000 dipendenti. Dal primo gennaio come città metropolitana entreremo nei rapporti attivi e passivi, quindi bisogna rasserenare, come dire, tutti i dipendenti della provincia, che anche loro entreranno in questa città metropolitana, quindi saremo ancora di più una squadra dove ognuno deve avere i suoi compiti. Cioè, è veramente una sfida significativa alla quale ci dobbiamo attrezzare a lavorare. Io l'unico auspicio, e chiudo su questo, è che insomma si mettano da parte le contrapposizioni, come dire, partitiche, quelle di secondo livello, perché la dialettica politica, la diversità di opinioni è una cosa non solo utile ma che ci vuole in questo momento, però un po' da parte, come dire, le schermaglie tipiche anche della politica, perché altrimenti questa riforma non fa passare il livello del dibattito, lo merita. Esattamente. E su questa cosa di tranquillizzare? Io sono assolutamente d'accordo con quanto diceva. Tranquillizzare, noi oggi siamo alle prese con problemi di partecipate, con problemi di stipendi, che con fatica stiamo riusciamo ad assolvere in ogni mese, e faremo questo, l'ho detto già varie volte, fino al 31 di dicembre. Fin quanto ci sarà consentito, noi saremo quotidianamente nella risoluzione dei problemi, dall'ultima buca del paesino di provincia a quello delle partecipate che viviamo con drammaticità. Il problema del personale è un problema serio, noi saprei bene che siamo quotidianamente in contatto con le rappresentanze sindacali per tranquillizzarli su quelli che sono i percorsi. Ovviamente il taglio che si profila all'orizzonte per la nostra area, il sindaco è stato testimone di un mio grido di dolore con Graziano Del Rio, infatti l'ho investito la cosa, guarda, mi fai rimanere non una patata bollente ma qualcosa, un macigno, perché poi sarebbe un grave crimine anche nei suoi confronti, che si trova destinatario, volente o nolente, di una nuova gestione, di un nuovo ente, di un problema molto serio, se questo taglio paventato di 31 milioni di euro circa si dovesse abbattere sulla provincia, che ne ha sostenuto uno già di 90 negli ultimi 2 anni senza colpo ferire.
Mi auguro che questo non sia. Ad onor di tranquillità, tu mi chiedi la tranquillità, stamattina ho avuto notizia che un nostro emendamento proposto è stato inserito. Sia passato. Diciamolo quando sarà definitivo e quindi potrebbe vedere ridotta verso il basso questa somma e quindi tale da poterla ulteriormente affrontare e quindi dare serenità e tranquillità a tutte quelle persone che aspettano non solo il personale ma anche in termini di servizi una nostra presenza. Ricordiamo, siamo stati costretti ad adottare una delibera nella quale abbiamo bloccato tutte le gare in essere e questo ci sta creando non pochi seri problemi, soprattutto in un aspetto non secondario che è quello della scolastica. Io ringrazio i nostri ospiti, ricordo soltanto che adesso riprenderemo i nostri incontri con le parti sociali e con le organizzazioni di categoria. Grazie a tutti, alla prossima.